questi tagli sono pesantissimi, tagli che cadono sui lavoratori delle città metropolitane, sui servizi e mettono in estrema difficoltà le città metropolitane, i sindaci e le comunità ad affrontare una riforma che potrebbe invece rappresentare una svolta per il nostro paese, miglioramento di servizi ed altro. Quindi è una lotta impari e il governo deve cambiare assolutamente verso. Ci siamo sentiti con i sindaci, in particolare col sindaco di Firenze, che è il coordinatore delle città metropolitane, abbiamo convenuto con un giudizio di gravità, di irresponsabilità, di allarme, metteremo in campo anche oggi, ci sentiremo in collegamento video col sindaco di Roma, con il sindaco di Firenze, faremo iniziative forti, importanti per far cambiare subito atteggiamento al governo. C'è una divergenza innanzitutto tra il gruppo Beni Comuni, ovviamente anche con il PD, lo statuto verrà approvato. Io mi auguro e ci sarebbero tutte le condizioni per approvare uno statuto importante di alto profilo che sia un giusto e doveroso compromesso politico. C'è un tentativo da parte di qualcuno all'interno della Commissione Statuto di voler forzare la mano e di voler fare uno statuto che contra legem e soprattutto diciamo che vada a ridimensionare in modo assolutamente illegittimo la responsabilità e il ruolo del sindaco della città metropolitana che è voluto per legge. E se questo poi non piace al Partito Democratico napoletano si deve aprire una riflessione seria. Quindi io invito a far presto ma bene, perché se si scrivono fondamenta sbagliate si crea una rottura politica istituzionale che poi rischia di diventare molto grave. Quindi cosa non le piace di questa bozza? Ma il tentativo di mettere sotto tutela e un po' sotto commissariamento il sindaco della città metropolitana è un fatto grave, è anche un tentativo di spacchettare la città di Napoli, di farle perdere l'identità, di dare più ruolo al vice sindaco addirittura che al sindaco, di rafforzare i poteri della politica contrariamente all'amministrazione, a chi deve decidere come me. Invece noi stiamo mettendo in campo azioni decisive sull'edilizia scolastica, sulle strade, sul dissesto idrogeologico, sul trasporto, sui rifiuti, e questo non piace a molti. Ecco perché bisogna mantenere alta l'attenzione, perché noi non consentiremo alla vecchia politica di imbrigliare una riforma che è giusta. Perché questi 676 milioni andranno soprattutto per edilizia scolastica, strade, dissesto idrogeologico, trasporto pubblico e ambiente. Sono tutti investimenti, quindi risorse immediatamente spendibili. Vi do un dato, solo per le scuole nel 2015 si possono spendere 76 milioni di euro. Quindi significa un'occasione che le scuole della città metropolitana di Napoli non hanno mai avuto, se non forse dalla metà degli anni 70. Quindi cantieri che erano bloccati da tempo che riprendono, gare che erano state sospese che possono ripartire, manutenzione che riparte. Questa è la sfida di cui dovremmo parlare ogni giorno e su cui io vorrei la collaborazione massima dei consiglieri metropolitani.